Salve a tutti amici videoludici e benvenuti a questo nuovo live per il canale Corso Videoludica, aka Corti Videogiochi sul canale Twitch, ancora una volta con Aritim. Benvenuti a questo nuovo, ragazzi, unboxing, di nuovo a tema film, e abbiamo, come vedete dal titolo, se non lo vedete ve lo dico io, il box set Ultimate Edition, il primo del suo genere, perché penso che non sia uscito mai finora un set completo in questa maniera, effettivamente di questo tipo, di Neo Genesis Evangelion. Non so se si dice Neo Genesis Evangelion o Neo Genesis Evangelion, comunque molto probabilmente la pronuncia più corretta. Ragazzi, questo è un anime che ha fatto storia nel mondo dell'animazione giapponese e in generale delle produzioni manga e anime giapponesi. Dagli anni 90 ad oggi, non so se risale solo agli anni 90 o anche qualche anno prima, in realtà non sono così grande esperto, non posso neanche dirmi di essere un così grande fan della serie, non ho quella grande conoscenza che molti del settore effettivamente possiedono, e anzi, a tal proposito ragazzi, sappiate che questo è un box Ultimate Edition, sì, a edizione limitata. Ci sono soltanto poco più di 8.000 copie e sono state vendute solo su prenotazione. Quindi il numero di copie effettivo totale che è stato prodotto solo su richiesta da parte di chi ne fosse interessato, quando sono state aperte le prevendite, che sono state aperte, sì, non mi ricordo se è all'inizio di quest'anno, giù di lì, una cosa del genere, sono terminate il 13 agosto del 2021 ed è uscito ufficialmente il box set, è uscito ufficialmente tra il 24 novembre e i primi di dicembre. Poteva essere online prenotato tramite i canali di Amazon e un altro canale che adesso andremo a vedere, perché adesso vi mostro con una carrellata generale il contenuto nella pagina ufficiale, vi mostro la carrellata generale del contenuto del box set e poi andremo a spurciarcelo noi personalmente. Vi devo chiedere scusa di una cosa, ragazzi, nel caso qualcuno avesse visto il video che in realtà ho da poco pubblicato in live o non è riuscito a recuperarlo, tanto meglio, ragazzi. Anzi, ne approfitto anche per dirvi una cosa che già ho detto nella live prima. Io sto adesso rifacendo di nuovo la live barra video. Queste più che live sono sì, sono live perché le sto facendo in diretta, ma sono più che altro dei video molto rapidi che faccio alla buona, diciamo, così come viene viene, buona la prima. Però questo mi si ritorce contro quando poi succedono delle magagne. Mi sono accorto solo dopo che purtroppo la soundtrack che sto utilizzando, non tanto per il copyright, che quello è a posto, e anzi spero che l'audio, ragazzi, che voi sentiate in questo momento non sia troppo alto. La mia preoccupazione soprattutto nelle live è l'audio. Io adesso, vedete, sto cercando anche di guardare in camera perché l'ho spostata. Il microfono ce l'ho qui. Purtroppo se non sono proprio vicino al microfono la mia voce in maniera direzionale non funziona bene, quindi sto cercando di rimanere sì posizionato verso la telecamera in questa maniera, ma anche verso il microfono. Purtroppo mi sono accorto che la soundtrack che ho utilizzato prima, a un certo punto, tipo a metà video, da bassissimo che era, si è alzata in maniera esagerata e ha coperto tutto quello che ho detto. Praticamente tutta la metà video è da buttare. Era brutto, bruttissimo. Di conseguenza ho detto vabbè, al diavolo, cancello quella, la rifaccio da capo. Tanto non è una live particolare come un video gameplay o quant'altro, che rifarlo da capo sarebbe molto stupido da parte mia. Spero che, anzi, ora che l'audio si senta bene, ragazzi, quando rifarò dopo la prova mia, nel senso risento per bene, se è andato bene ok, altrimenti ricancello di nuovo e la rifarò domani questa live, ma spero di no. Comunque in realtà l'unboxing l'avevo fatto, il contenuto già lo sapevo, quindi non è che è una first reaction, e va bene. Comunque, ricominciamo da capo. Benvenuti a questo video live, unboxing Evangelion, andiamo a vedere nel dettaglio. Allora, aspettate un attimo, che non voglio sbagliarmi, ovviamente. Ok. Quindi intanto like, pollice in su, commentate, condividete, iscrivetevi al canale YouTube e Twitch e attivate la campanella degli avvisi. Allora, rimuoviamo questo, va bene. La intro già la deseleziono, così quando faccio l'uscita della live sarà bella e pronta. Quindi, schermata YouTube, o meglio YouTube, schermata Google, andiamo a... Ecco qua, dovrei aver messo la schermata principale, vero? Ecco qua, perfetto ragazzi. Già che ci sono
Schermata intera F11 dovrebbe essere questa. Vediamo un po' se ci ho azzeccato. Anche se non credo proprio per niente. Sarà questa qui? Sì, l'ho azzeccata alla prima senza guardare. Vai. Ho premuto F11, ragazzi, perché almeno così abbiamo tutto l'intero riquadro senza problemi. Il contenuto, ragazzi, del Limited Edition Box Neo Genesis Evangelion. L'acclamato capolavoro del regista Hideaki Anno arriva per la prima volta Blu-ray Disc in una suntuosa edizione limitata. Questa è una carrellata in generale dei contenuti che vediamo, ragazzi. Litografie, cartoline, poster gigante, varie altre locandine dei vari film e serie animata, i vari film Blu-ray e DVD contenente in 3 confezioni diverse, ragazzi, ognuna bellissima, tra l'altro ve la farò vedere poi, con la copertina che riproduce lo sfondo, riproduce le tute. Le tute dei piloti delle unità EVA 1, 0 e 2, ovviamente, quindi Shinji, Asuka e l'altra che cavolo adesso non mi riviene il nome. Gravissima come cosa, ragazzi, ma ve l'ho detto, io ho visto l'anime proprio originale, trasmesso in italiano molti anni fa quando venne trasmesso, ed è stata una figata pazzesca. I film in realtà che è presente in questo box set, ragazzi, non ne ho visto neanche uno, anche se penso che forse il primo all'epoca quando uscì lo vidi, ma devo recuperarmeli, ora non ho più scuse, e anzi vi invito a recuperarveli se volete, se non volete il box set, ragazzi, e vi lascerò il link in descrizione quando caricherò il video per Amazon, se ancora è acquistabile questo box set, ragazzi, qualche copia ancora in giro dovreste trovarla. Se non volete acquistarvi il box set con tutte l'anime, i contenuti extra e i film, almeno i film li potete recuperare tranquillamente su Amazon Prime Video. Lì li trovate, perché tra l'altro è stato lì che è stato pubblicato l'ultimo film dei 3, se non mi sbaglio, di Evangelion. L'ultimo, ragazzi, è uscito proprio quest'anno. Quindi è una cosa che si protrae da anni, dagli anni 90 ad oggi, è una cosa micidiale, questo anime ha fatto veramente storia. Io non li ho visti neanche uno perché ho detto, siccome mi sono preordinato il box set, prima mi voglio recuperare tutto l'anime. E poi successivamente mi guardo i film, sostanzialmente, che in qualche modo riscrivono un po' la trama e cambiano il finale, se ho ben capito in realtà. Non ne sono molto convinto di questo, ma mi sembra di aver capito che originariamente il finale che fu mostrato alla massa non era esattamente quello che intendeva il suo creatore. E poi è stato rifatto tramite i film, una cosa del genere. Devo rivederla questa cosa, perché appunto non sono un così grande esperto. Comunque, sinossi della trama, ragazzi. Città di Neo Tokyo 3 viene attaccata dagli angeli, straordinari esseri dotati di diverse abilità speciali. Shinji Ikari, uno dei protagonisti e anzi il protagonista principale della serie, viene selezionato come pilota per l'arma da battaglia decisiva umanoide multifunzione Evangelion, le unità EVA, sostanzialmente. L'unico mezzo a disposizione del genere umano per opporsi agli angeli. La battaglia per il destino dell'umanità ha inizio. Qual è la vera identità degli angeli e quali saranno i destini dei ragazzi e dell'umanità? All'interno, ve lo dico subito, ragazzi, tanto qui sotto c'è anche scritto, all'interno del contenuto anime per quanto riguarda Evangelion, quindi i DVD e Blu-ray, sono contenuti tutte e due i doppiaggi, quello vecchio, originale, che secondo me rimane il migliore, e quello pubblicato da Netflix, adattato da Cannarsi, che molta gente ha odiato subito, praticamente. Ok, edizione limitata con certificato di autenticità. Io l'ho già visto, qual è il mio, ragazzi, sono 8.000 copie in totale, il mio è 69.068, una cosa, sì, 6.968 la copia, una cosa del genere, quindi più di 6.000 già copie sono state vendute. Uscita prevista era 24 novembre di quest'anno, ma il mio è arrivato intorno a dicembre, i primi. Prenotabile presso Select Store, quindi store selezionati, intenderà forse, a meno che Select Store non sia proprio uno store online ufficiale, non lo so questo, e su Amazon esclusivamente online. Io il mio set, ragazzi, però l'ho acquistato e ordinato tramite il mio rivenditore di fiducia, dalla fumetteria di fiducia, diciamo, perché si occupa anche di queste cose, e io l'ho preordinato da lui. Io non so lui per quali canali l'ha ordinato, se l'ha ordinato lui tramite Amazon, ma non credo, molto più probabilmente ha utilizzato qualche altro store ufficiale in cui era possibile fare il preordine.
La chiusura degli ordini, come ho detto, è avvenuta il 13 agosto. Attenzione, la tiratura di stampa è limitata, verrà tarata sulla base degli ordini ricevuti, per l'appunto, ragazzi. Quindi una volta effettuato l'ordine, se lo volete, non potete poi più ritirarlo. Ma ormai tanto è già arrivato, se sono rimaste delle copie, le trovate sicuramente su Amazon. Box esclusivo con chiusura magnetica e stampa speciale contenente. Serie televisiva Neo Genesis Evangelion di 26 episodi totale, di cui il 25esimo e il 26esimo episodio, ragazzi, sono home video, la versione con lingua originale e i sottotitoli italiani. Abbiamo poi i film cinematografici Evangelion Death True e The End of Evangelion. Abbiamo poi un libro di circa 140 pagine contenente sinossi, spiegazioni, dettagli di singoli episodi della serie, di tutti i singoli episodi dall'1 al 26, approfondimenti e note varie. Abbiamo l'artbook immancabile di 60 pagine, un poster gigante da 60x90 cm raffigurante illustrazioni ad opera del character design della serie, la cartolina di 25x25 raffigurante un'illustrazione ad opera di Yoshiyuki Sadamoto, tre poster formato A4 dedicati ai film cinematografici, 8 cartoline da collezione con varie immagini sia dai film che della serie animata, gadget esclusivi, che in questo caso abbiamo un portachiavi della Nerf e collana con pendente a forma di croce, che è quella che indossa Misato. Il prodotto finale può differire, non vi preoccupate, quello che c'è scritto è esattamente quello che è qua dentro, ragazzi, già l'ho visto. Oltre 100 minuti di contenuti extra. Episodi dal 25 al 26, gli ultimi due, versione home video, lingua originale, sottotitoli italiani. Poi abbiamo documentari, Neo Genesis Evangelion The Beginning e The Light from Darkness, documentari in entrambi i casi, uno presentazione dell'opera con intervista allo staff, il primo, The Beginning, mentre From Darkness, The Light from Darkness, documentario con interviste ai doppiatori giapponesi, anticipazioni e molti altri contenuti ancora, ragazzi. Colonna sonora originale, in versione surround 5.1, poi abbiamo registrazioni audio dei provini dei doppiatori, quindi tutti i contenuti extra e altri contenuti ancora. Le edizioni sono limitate, ovviamente, 9 Blu-ray disc con e 7 DVD, ragazzi. Sostanzialmente sono 10 Blu-ray per quanto riguarda serie animata, 5 serie animate, o per meglio dire, scusate, mi sto un po' confondendo, sono in totale 9 Blu-ray più 7 DVD. 5 Blu-ray contengono la serie animata e altre 5 DVD la serie animata. Poi abbiamo 2 Blu-ray contenente i film e 2 DVD contenente i film. Poi abbiamo altri 2 dischi Blu-ray contenente tutti gli extra, sostanzialmente. Allora, aspettate un attimo, fatemi rimuovere la schermata Google, torniamo. In tutto. No, ho sbagliato, non è questo. Lo sapevo che tanto sbagliavo comunque. Aspettate, è questo qua? Ok, l'ho azzeccata questa volta. Torniamo alla schermata, ecco qua, perfetto. Sempre piccoli problemucci tecnici devono esserci sempre e comunque, ragazzi. E vabbè, allora so proprio io, ragazzi, so io e basta. Volevo premere questo, perché siccome ho la tastiera adesso, per fare spazio qui, ho la tastiera sotto, sto facendo un sacco di casini. È il bello della diretta. Dunque, ragazzi, andiamo adesso a spulciarci in dettaglio il contenuto. Allora, di nuovo, ripeto, ragazzi, sto rifacendo questa live perché purtroppo l'audio si è letteralmente, scusate il termine, sminchiato. E purtroppo questo succede perché purtroppo non guardo sempre troppo prima l'audio soundtrack, se ce lo metto di sottofondo, quanto è effettivamente alto. Io l'avevo anche abbassato di default su OBS, ma a un certo punto proprio la musica ha un'impennata incredibile. Il problema è che all'inizio di quella live l'audio è così basso che praticamente il soundtrack non si sente. Dalla metà in poi aumenta improvvisamente. Allora, eccolo qua, ragazzi. La confezione con apertura qui magnetica, bellissima. Eccolo qua, Neo Genesis Evangelion, ragazzi, bellissima confezione da collezione, tra l'altro. Allora, questo era esternamente, abbiamo il contenuto della Ultimate Edition, eccola qua, no scusate l'ho messa al contrario, è esattamente quello che già vi avevo detto io precedentemente, ragazzi.
capolavoro del regista, per la prima volta in alta definizione, 120 minuti e oltre di contenuti extra, gadget esclusivi, e questo abbiamo una carrellata dei contenuti interni, che sono esattamente quelli che erano stati descritti nel sito ufficiale, senza né più e né meno, ragazzi. E anche qui abbiamo di nuovo la riscrittura di tutto quanto il contenuto. Quindi, aprendo la confezione subito, eccoci qua, abbiamo la prima litografia, bellissima, eccola qui ragazzi, la ritroviamo tra l'altro anche nell'artbook ufficiale, eccola qui, ve la mostro per qualche secondo, ragazzi, veramente bella, veramente veramente molto bella. Abbiamo quindi il libro, che per l'appunto è quello che contiene tutti i dati relativi ai singoli episodi della serie, con contenuti extra, la sceneggiatura, piccoli dettagli. Eccolo qui, per esempio, vedete? Riconoscete magari qualche scena dalla serie animata? Questa, per esempio, cos'è? Il secondo episodio, Soffitti sconosciuti. Naturalmente ci sono molti altri extra. Bellissima. Anche del film direttamente, locandine originali dell'epoca. Questo è The End of Evangelion, che fu pubblicato produzione del 97 e al cinema il 19 luglio dello stesso anno. Durata 87 minuti. Qui abbiamo poi, vabbè, descrizione dei contenuti della Ultimate Edition, nel dettaglio cosa contengono i singoli dischi. Vari concept art che rivediamo poi, che rivediamo tranquillamente anche nell'artbook ufficiale, ragazzi, tra cui questi. Questo è da spulciare sicuramente tutto nel dettaglio, se siete amanti di questo genere di cose, e soprattutto se, come me, non avete mai compreso appieno l'intera trama di Evangelion, perché è anche molto complicata e profonda, e anzi, vi lascerò in descrizione, ragazzi, alcuni video relativi a Evangelion nel dettaglio, per quanto riguarda alcune sue sfaccettature, al di là della produzione proprio dell'anime. Tra l'altro, con l'uscita del film, molte persone del settore che sono esperte di anime e manga in generale e delle opere di questo autore, vi lascerò magari qualche link di qualche loro video in cui vi spiegano nel dettaglio l'opera in questione. Se siete interessati, poi sicuramente ve li godrete molto, veramente tanto. Allora, questo mettiamolo qua. Dovrò fare attenzione perché voglio rimetterli esattamente come li ho trovati. Poi, cos'altro abbiamo? Ok, certo, ecco qua. I vari mini poster, ragazzi, dei film. Eccoli qui. Che in realtà non devo mostrarvelo verso il televisore, ma verso la telecamera. Ecco qui. Aspettate un attimo. Facciamoli uno per uno. Eccolo qua. È meglio con due mani, almeno lo tengo fermo un attimo. Evangelion, Death True e The End of Evangelion. Ecco qui. Questi sono poster dei vari film. Che ovviamente il dettaglio si spreca, ragazzi, rispetto alle produzioni dell'anime. Qui siamo su livelli completamente diversi. I dettagli qui si sprecano veramente tanto, eh. È un dettaglio molto superiore, perché il budget ovviamente è molto più grande in un film rispetto a una serie animata. Ok. Tac. Poi cos'altro abbiamo? Ok. Il poster gigante, non dimentichiamolo. Curato dal character design del film di Evangelion o della serie animata? Era no, dal character design della serie animata questo è curato, il poster, ragazzi. Non ve lo faccio vedere per intero perché è veramente troppo grande. Eccolo qua. Già così comunque non è affatto malaccio, ragazzi, vero? Molto molto bello. Bisogna ammetterlo. Questo fa una bellissima figura, in camera. Se lo posizionate da qualche parte e trovate il modo anche di ricoprirlo con una cornice fatta apposta. Io ce n'avevo una cornice gigante per poster di questo genere. Quando acquistavo riviste, per esempio PS Mania, che vendevano ogni volta mensilmente, tanti anni fa, riviste PlayStation, giochi nuovi, soprattutto PS Mania appunto, o PlayStation Magazine, vendevano insieme a questi anche dei poster ogni volta di un videogioco. In particolar modo quello che era uscito magari in quel momento di cui si parlava tanto.
E ne ho ancora tanti in realtà laggiù, ragazzi, ne ho ancora tanti. Una volta li mettevo in bella vista, li cambiavo tipo mensilmente e avevo appunto una cornice gigante. Li avevo comprati apposta tipo a Lobby, una cosa del genere. O poi, ok, qui abbiamo poi Neo Genesis Evangelion, l'artbook ufficiale. Ecco qua, vi faccio vedere qualche immagine. Veramente, veramente molto belle, ragazzi. Queste sono solo da sfogliare. In questo non trovate niente di particolare se non le, appunto, artbook e l'illustrazione col nome dell'illustratore che l'ha fatto. Questa è quella del poster, per esempio. Eccolo qua. Vedete? Poi cos'altro c'è? Ah, questa uguale, la litografia che abbiamo visto all'inizio, solo che questa è nell'artbook. Molto bella, comunque, veramente, veramente micidiale, ragazzi. Un contenuto veramente d'eccezione. E non è ancora finita. Ok, qui abbiamo la prova, il certificato di autenticità. Ecco qui, vedete, ragazzi? Lo dice proprio. Il mio è il 6968, la copia, di 8000 in totale. Poi abbiamo queste qui, eccole qua, le cartoline con varie immagini prese dalla serie animata e dai film, molto probabilmente. Ve le faccio vedere molto velocemente. Un po' spoileroso forse, ragazzi, me ne rendo conto, ma ormai è un'opera che volente o nolente più o meno tutti conoscono. Sfido chiunque a non aver visto almeno anche solo un'immagine. Perdonate in generale la qualità visiva, ragazzi, ma non, soprattutto considerando che è tardi adesso. Prima un minimo di luce c'era, ora ormai è tardi ed è buio. Abbiamo già passato il solstizio d'inverno, quindi il giorno più corto in assoluto c'è già stato. Adesso piano piano le giornate dovrebbero riallungarsi, ma la luce che viene dalla finestra, quella naturale, non è questo granché effettivamente, ragazzi. Al massimo in estate c'è molta più luce, ma la luce che, artificiale che ho non è sufficiente a dare un'immagine bella e pulita. Perché ci vorrebbero altri mezzi, c'è poca roba, ci vorrebbero dei mezzi un po' più professionali, però io mi accontento per quello che devo fare, quindi spero comunque che si riescano a vedere benissimo. Ecco qua. Là, questa è l'ultima, forse è quella che preferisco in assoluto. Bellissimo, l'unità 01, ragazzi. Allora, rimettiamo il tutto qua dentro. E adesso arriva la ciccia, quella vera, ragazzi. Questi sono tutti i contenuti extra da collezione, ovviamente, litografie, cartoline, poster, artbook, contenuti extra riguardanti dietro le quinte dell'anime, con dettaglio per quanto riguarda la singola trama o parte di essa. Poi abbiamo, ecco qua, con la confezione interna, guardate, bellissima che è poi, ragazzi, guardate qua. Abbiamo questa, la scatolina contenente i due accessori extra, che sono per l'appunto il portachiavi della Nerf, eccola qua, vedete, portachiavi, e naturalmente la collanina di Asuka, bella, la collana a forma di croce, ragazzi. Oh, devo starci attento perché ho toccato il filo, ma questo affare mi sta cadendo, ecco qua, attenzione. Resta così, bello, resta così. Ecco qui, vedete? Vi ho fatto vedere la parte con la scritta copyright e di produzione, quindi è molto meglio farvi vedere questa parte. Vedete? Eccola qua. Molto, molto bella. Allora, questa qui la rimettiamo a posto subito. Aspettate un attimo. E poi passiamo all'ultima cosa, che è sicuramente quella più importante, i Blu-ray e DVD e relative confezioni. Questo dentro, insieme al portachiavi. Tu te ne ritorni qua, vai. Allora, vediamo un po', ragazzi, Vediamo. Attenzione. Come lo posso mettere in modo che non dia troppo fastidio sia a voi che a me, così dà fastidio, vero? Ok, va, ecco, vabbè, vai, facciamo in questa maniera. Allora,
Cosa abbiamo per i... vabbè, niente ragazzi, volente o nolente riesco sempre a trovare il modo di ostacolarmi in qualche maniera. Devo tenermelo nelle gambe, è l'unica maniera. Allò, ecco così, vai. Allora, la prima confezione ragazzi, la 01, in realtà inizia dalla 00, però abbiamo questa. Vedete? Tra l'altro, bella spessa, eh? Queste sono tutte confezioni per singoli DVD e Blu-ray ragazzi. Neo Genesis, Genesis Evangelion TV serie animata, per l'appunto. Ripeto, hanno contenuto sia in lingua originale, quindi i propri sottotitoli italiani, sia quelli originali che quelli adattati da Netflix, bruttissimi, e italiano classico e quello nuovo, ovviamente. Inoltre il 25esimo e 26esimo episodio sono home video originali in giapponese, ma con sottotitoli italiani. Abbiamo infatti, vedete, disco 1, disco 2, 3, 4, 5 in Blu-ray, questa è la versione, e poi arrivano gli altri 5 dischi di DVD, 1, 2, 3, 4 e 5. Questi sono quelli contenente la serie animata, ragazzi. Quindi il primo cofanetto che riproduce le fattezze appunto della tuta da combattimento di Shinji Ikari, tra l'altro molto carino, con lo 01, vedete, abbiamo la serie animata intera, 5 per la versione Blu-ray disc e altri 5 per la versione DVD. Poi, nella confezione numero 2, ecco qua, Asuka, ragazzi, abbiamo in questo caso il disco numero 6, numero 7 Blu-ray e il disco numero 6 e numero 7 in DVD. Questi contengono i film, infatti è Neo Genesis Evangelion film, per l'appunto, anche questo molto carino. E infine ragazzi, eccola qua, l'unità 0 ovviamente, e questo è Genesis Evangelion bonus, materiale bonus ragazzi, quindi qui vediamo tutti gli extra, disco 8 e disco numero 9 esclusivamente in Blu-ray, questi, niente DVD ragazzi, il contenuto bonus esclusivo, contenente quindi le scene dei doppiatori, le interviste e altri contenuti extra sono esclusivamente in Blu-ray, molto molto bello. Quindi abbiamo ben 3 confezioni ragazzi, 1, 2 e 0. Questi li rimettiamo a posto. Non vedo l'ora di farmi una carrellata ragazzi dei film in Blu-ray, soprattutto magari utilizzando il televisore in salotto che è un bel 50 pollici, quindi bello grande. Allora, rimettiamo tutto come si deve. I film qui, cartoline in questa maniera, il certificato, il libro artbook. Qua, perfetto. Poi il poster gigante, poi abbiamo, ecco qui, i poster mini dei film, certo, abbiamo il librone con le sinossi dei vari film, il librone con le varie sinossi delle serie animate, la litografia e anche questo ci aggiungo, vai. Voilà, il retro del contenuto Blu-ray. Ok, lo mettiamo qui, che comunque si vede abbastanza bene. Quindi, ragazzi, incrociamo le dita e spero che questa volta mi sia venuto una live video, live barra video decente, un pochettino di più di prima, soprattutto per quanto riguarda l'audio della soundtrack in particolar modo. Quindi mi auguro che comunque il video ragazzi vi sia piaciuto, se è così vi chiedo di lasciare un bel pollice in su, di commentare, di condividere, e perché cavolo non mi vuole funzionare mai, lo sto premendo ma non mi funziona mai, scusate un attimo, oh ora funziona, quindi ragazzi grazie per aver visto questa live, mi raccomando lasciate un bel pollice in su se il video vi è piaciuto e volete vederne altri così, iscrivetevi sia al nostro canale YouTube che al nostro canale Twitch e in entrambi i casi vi chiedo di attivare la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Voglio ricordarvi ragazzi che le nostre live normalmente sono martedì, giovedì e sabato pomeriggio a partire dalle 16, tuttavia questi orari possono subire variazioni sia per quanto riguarda il giorno e anche per quanto riguarda l'orario delle suddette live, per questo vi invito a visionare nella sezione programmazione e informazioni del canale Twitch
appunto alla nostra quella sezione per poter visionare in tempo reale, perché io giornalmente, ragazzi, lo aggiorno e lo cambio, per poter visionare l'esatto orario, la giornata e cosa vi porto in live. Quindi io, ragazzi, ancora una volta vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo nei prossimi video e nelle prossime live. Ciao a tutti.